Grazie. Io debbo due rapidissime premesse. Io sono un analista, non un giurista. Se volete qualcosa di più a mezzo fra lo statistico e l'econometrico applicato, che da 15 anni lavoro su una situazione di politiche del lavoro e del welfare. Con in più una particolarità, per vicende della vita, una ventina d'anni fa mi sono trovato a coordinare il gruppo di lavoro delle società scientifiche e della conferenza dei rettori che ha discusso con il garante il codice per la privacy. In realtà si chiama codice di deontologia e buona condotta, ma non ha niente di deontologico e niente di buona condotta, è norma dello Stato. E poi ho continuato fino al 2008-2010 un comitato consultivo dell'Unione Europea sulle discipline dell'argomento. La seconda, quindi do conto di questo poggiando molto su quanto è stato detto, perché molti esempi sono illuminanti del buono che si può fare e del cattivo che si è fatto. La seconda premessa è, dico subito, che sono, ho un punto di vista argomentatamente critico verso le norme e le pratiche adottate per l'Italia. Se volete chiamarla una distorsione critica, chiamate la distorsione critica, però è motivata, come cercherò di dire, opinione critica. Organizzo la presentazione attorno a quattro domande, in realtà troppo semplici dopo quanto è stato detto, ma che ci consentono di condurre quanto è stato detto attorno a quelli che a me sembrano i nodi essenziali. Prima domanda, protezione e utilizzazione dei dati personali per quali scopi? Qui c'è una biforcazione netta che non sempre è stata messa in luce in questa giornata. Secondo, scontato, perché i microdati, in particolare amministrativi, sono importanti per analisi e valutazione di politiche, con uno sviluppo che anche questo è stato messo in luce ma che va ancora più sottolineato. Parliamo di dati amministrativi o sistemi di microdati di origine amministrativa resi disponibili alla comunità degli analisti. E quarto, da chi imparare, e qui il riferimento è sostanzialmente all'esperienza dell'Unione Europea e alle buone pratiche nell'Unione Europea, con un argomento molto forte a sostegno di questo riferimento, che la normativa adesso è uniforme nell'Unione Europea. Fino a 2012 si è proceduto con direttive che erano recepite dalla normativa nazionale con un margine di discrezionalità non piccolo. Dal 2013 gli interventi fondamentali sono fatti con regolamenti che sono immediatamente applicabili, ai paesi. Certo, il tramite innanzitutto il sistema giuridico nazionale, ma ogni decisione del sistema giuridico nazionale è impugnabile alla Corte europea, che può intervenire anche con esplicitazioni di indirizzi interpretativi sulla normativa nazionale. L'ultimo punto è it's a long, long way. Eventualmente lo rimandiamo se c'è qualche minuto per tornare alla fine. Allora, protezione e utilizzazione dei dati personali per quali scopi? Beh, il punto di partenza è il diritto alla riservatezza, che è nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed è nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Unione Europea, e include come specificazione la protezione dei dati personali. La notazione semplice è che non è un diritto assoluto, è un diritto che va bilanciato contro altri diritti, in particolare il diritto della libertà di informazione ed espressione, che comprende non solo il diritto, anche il diritto di ricercare l'informazione, e la libertà delle scienze e delle arti. E qui c'è la biforcazione di cui accennavo e che va tenuta presente. C'è una normativa generale
GDPR sta per General Data Protection Regulation, regolazione sulla, generale sulla protezione dei dati, che entrerà in vigore il 25 maggio, fra due giorni, e che, se non ho sbagliato nel consultare il web, entrerà in vigore con l'Italia che non ha adottato il decreto legislativo che serviva per il passaggio. Questa normativa per voi non è, per la comunità dei ricercatori, per le finalità statistiche di ricerca non è rilevante. Questa è rilevante per gli aspetti gestionali di ogni impresa, di ogni banca, ma per noi sostanzialmente non ha rilevanza. Ci offre però l'occasione per ricordare un precedente. Questo fatto che entri in vigore prima che, senza che l'Italia si sia premurata di essere tempestiva nell'accordo, ci ricorda una proverbiale ormai pratica di ritardi dell'Italia. E ne do un esempio. L'iniziale normativa sulla privacy, quella che viene sostituita dopo domani da General Data Protection Regulation, risale al 1996. L'Italia adottò la normativa di recezione di questa direttiva con due leggi simultaneamente, 675 e 676, singolarmente adottate il 31 dicembre del 2016. Che la produzione legislativa il 31 dicembre di ogni anno si abbassa, non serve sottolinearlo. E la prima legge dettava la normativa generale sulla privacy. La seconda legge delegava il governo a modificare la normativa generale sulla privacy. Perché questo? Perché la normativa sulla privacy a livello europeo comprende anche la possibilità di comunicazione dei dati fra le polizie nazionali. E questo è condizione, è sempre stato condizione per entrare in Schengen. Siccome l'Italia aveva programmato di entrare in Schengen dal 1 gennaio 1997, il 31 dicembre 1996 si è premurata di fare quanto dovuto con la lungimiranza del caso. È da tenere presente che questa normativa, quindi del 31 dicembre 1996, è stata tradotta in una normativa per scopi statistici di ricerca molto tempo dopo, tra l'altro con un'altra particolarità. È l'unico paese dell'Unione Europea che ha due codici, il codice per il system, cioè per la produzione di dati da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica, adottata nel 2002, e un codice per la ricerca scientifica adottato nel 2004, perché la commissione composta da una quindicina di rappresentanti di società scientifiche dalla CRUI, che ho avuto l'occasione di coordinare, rifiutò il testo del sistema. E questo dice il modo con cui in Italia ci si rapporta a questi problemi. Quello che a noi interessa e interessa all'Istat della statistica è la RACC Regulation on Access to Confidential Data, che è un altro regolamento che non è toccato da questo nuovo programma di gestione e che è del 2013. Quindi c'erano tre anni per imparare. L'Italia ha imparato abbastanza poco, una parte della normativa è stata recepita in uno dei cosiddetti decreti Madia, ma non si è ripensato ai codici di buona condotta per sistema e ricerca scientifica, né si è ripensato al quadro generale. Allora c'è un, qui ho, è ricordata insomma, la scelta fatta, c'è un credito di confidenzialità
per il trattamento di dati personali per scopi di ricerca scientifica soggetto a opportune salvaguardie. La norma generale, traducendo dall'inglese, di solito non, insomma, è più semplice consultare dall'inglese i testi della comunità europea se possibile, rispetto alle traduzioni italiane. La norma generale è possibile trattare ulteriormente per scopi statistici e di ricerca scientifica dati che sono stati raccolti per altri specifici e legittimi scopi. Soggetti a salvaguardia. Salvaguardie sono un principio di parsimonia. Se mi bastano dati debolmente identificabili, non cerco di più. Requisiti dell'istituzione, requisiti del ricercatore, impegni che si prende il ricercatore, controlli, sanzioni, via dicendo. Ma il principio è chiaro. Era lasciato agli Stati nazionali, adesso è normato direttamente dall'Unione Europea l'insieme di salvaguardie che devono essere applicate per trattare per ulteriori scopi statistici di ricerca scientifica dati raccolti per altri scopi, quindi amministrativi tra l'altro. Allora, è questo il quadro, no? È questo il quadro che occorre tenere presente, rispetto al quale la situazione italiana è culturalmente arretrata e quindi normativamente nelle pratiche. Perché i dati sono importanti? Le risposte sono già state date. Io ho cercato di riassumerle usando una sorta di metafora, cioè non c'è più la gente rappresentativa, non c'è più l'impresa, non c'è più la famiglia, non c'è più l'amministrazione pubblica, ci sono agenti che hanno eterogeneità di obiettivi e di comportamenti, hanno dinamiche eterogenee, hanno interdipendenza. Quindi se vogliamo capire come funziona il mondo, per dirlo brutale, dobbiamo analizzare i microdati per capire come si comportano classi di agenti. In secondo luogo, c'è un ruolo cruciale della ricerca scientifica per assistenza al disegno delle politiche e in particolare per la valutazione ex ante, sia a cavallo ancora, sia alla frontiera della ricerca, tra simulazione ex ante e valutazione ex ante. E valutazione ex post, è stato sottolineato molto opportunamente stamattina, indipendente degli effetti delle politiche. La specificazione che ne dà il Consiglio d'Europa in una fondamentale opinione del 97 chiarisce bene che cosa si intende per microdati, perché servono i microdati. Lo leggete, inutile che io lo legga. Quello che è cruciale è che non ci interessa mai sapere il microdato riferito a Tito Boeri o a Stefano Sacchi. Ci interessa avere quindi dati direttamente identificabili. Non ci interessano. L'individuo è il tramite attraverso il quale acquisiamo informazioni che caratterizza i singoli soggetti, ma l'informazione sul singolo di per sé non è rilevante fino a dice, ok? E questo, confesso, non sono in 5 anni di discussione col Garante, non sono riuscito a farlo capire. Garante, ho dei limiti severi. Perché i dati amministrativi sono importanti? Perché in realtà i buoni dati amministrativi sono importanti. Sul perché debbano essere buoni non mi soffermo, assumo che siano buoni, in Italia non sono buoni. Anche in migliori, ad esempio, se volessi analizzare il mercato del lavoro con INPS, INPS ha ereditato INPDAP, ma sul impiego del settore pubblico non è riuscita ancora a tirare fuori niente, vabbè, e questo è fuori. Non abbiamo buoni dati amministrativi per quanto ha illustrato Checking, no? Cioè siamo alla situazione
un ministero committente fa due gare per due pezzi di informatizzazione dell'amministrazione e non è in grado, non riesco a pensare che lo faccia appositamente, ma se volete scegliere una peggio, non è in grado di definire degli standard che consentano di collegare i due simili dati. Questo è un problema drammatico della pubblica amministrazione, ci tornerò poi con un altro esempio. Allora, intanto, se abbiamo buoni dati amministrativi, sono importanti per analisi, perché si riferiscono all'intera popolazione, non a un campione. L'intera amministrazione, stiamo attenti amministrativa, quindi ci posso, ma ammettiamo che sono aggiornati correntemente, quindi sono tempestivi e allo stesso tempo hanno la serie storica che si è accumulata e quindi abbiamo insiemi di microdati longitudinali molto dettagliati, molto precisi. Sono disponibili quasi senza costo ulteriore, questo non è vero, perché dobbiamo passare a sistemi di microdati tratti da base amministrativa, ma comunque costano molto meno delle survey e la loro utilizzazione a fini statistici di ricerca che richiede trasformazione, manutenzione, comunque ha dei costi molto meno elevati che la diretta acquisizione dei dati. In particolare sono cruciali per la valutazione degli effetti delle politiche. Perché? Perché se un ente pubblico decide una politica in favore, che so io, dei disoccupati di lunga durata, naturalmente nella metterla in atto acquisisce i dati sui trattati della politica, ma niente ci sa dire sui non trattati della politica. Gestendo la politica acquisisce naturalmente i dati con cui l'amministra. Mentre se abbiamo la popolazione totale, abbiamo, come dire, il bacino dal quale possiamo costruire l'opportuno gruppo di controllo rispetto al gruppo di trattamento. E quindi le potenzialità sono enormi da questo punto di vista. E qui faccio una digressione per dire, oltre a quello che è successo, l'assenza dell'operatore pubblico, l'assenza, la carenza dell'operatore pubblico, una minimale cultura di attenzione agli effetti. Mi riferisco al MIUR, il MIUR sede Trastevere, che ha deciso nel 2017, a metà 2017, di condurre una, tra virgolette, sperimentazione per capire se è vantaggioso o svantaggioso ridurre a 4 anni il ciclo di istruzione secondaria superiore per i licei e gli istituti tecnici di tipo non regionalistico. Cosa farebbe il governo? Prenderebbe a caso un campione di scuole, a caso. Dentro questo campione di scuole prenderebbe a caso un campione di classe e comparerebbe i risultati di questi con i risultati di chi a caso è stato lasciato fuori. Okay? Fare questo è molto difficile, ma il telaio logico è semplice. Ebbene, come è stato fatto? È stato chiesto che si candidassero le scuole che volevano partecipare alla sperimentazione. Selezionate tra le candidate le scuole ammesse, i criteri non si sanno, si è chiesto alle scuole di selezionare in ogni scuola una classe, quindi il corpo insegnante. Dopodiché si è chiesto che gli studenti scelgano in quale classe andare. Ecco, secondo voi che cosa si impara da un esperimento di questo tipo? C'è una distorsione della selezione feroce, feroce. Questo è, se andate nel sito del MIUR, lo trovate spiegato passo passo con l'illustre commissione di esperti che hanno accompagnato questa decisione, no? Per dire che c'è una
un ritardo culturale enorme, enorme da superare. L'importanza dei dati amministrativi è esplicitamente sottolineata in una delle premesse della raccomandazione che vi ho detto, e la trovate esplicitata. In realtà non sono i dati, lo ha illustrato molto bene la bellissima relazione di Cappellari, bellissima. Noi partiamo da un sistema di registri amministrativi e passiamo a un sistema integrato con dati da sangue e passiamo a un sistema integrato di registri statistici. Questo è, non è che prendiamo i dati sull'occupazione dipendente privata, extra agricola, da INPS, eccetera. Dobbiamo fare questa operazione. È stato detto, questa pratica è consolidata nei paesi scandinavi. In realtà anche in Olanda, anche in Francia questo è abbastanza avanzato. E non mi trattengo sull'esempio che volevo proporvi della Danimarca, molto molto spiegato, no? L'esempio parte dal 2000, cioè da quando al quale mi riferivo, da quando la Danimarca adotta il Data Protection Act, che corrisponde ai codici per ricerca scientifica e statistica adottati da noi due anni dopo e quattro anni dopo, ma ha registri convertiti in registri statistici per 250 aree tematiche, ogni area tematica ha molti registri, e poi produce specifici research databases, cioè database mirati. Io riportavo lo stesso esempio sul quale si è soffermato arrivando a Cappellari, Integrated Database for Labor Market Research, ma c'è un Fertility Database che lega madri e figli, madri, famiglie e figli e nati, c'è un Register Market Products for Market Product Statistics che copre tutta l'area del consumo di medicinali e vari altri, cioè non solo c'è questa trasformazione da un sistema di registri amministrativi efficienti che da noi a un sistema di registri statistici che integra anche dati da surveys, ma c'è proprio la produzione di database mirati a servire la ricerca con dei costi per ricerca. La situazione italiana, come dire, ha degli spunti molto interessanti, ma complessivamente a me pare ancora molto avanzata. E l'esempio che vorrei richiamare è quello dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. L'anagrafe nazionale della popolazione residente è stata istituita per legge nel 2005. Quindi è stata riformata la legge nel 2012, si è arrivati agli inizi del 2016 e si era come si era nel 2005, cioè ogni comune aveva la sua anagrafe che li vedeva al censimento del caso, cercando di restare alla dimensione della popolazione residente, e sono parametrati alcuni trasferimenti dello Stato. Quindi c'è un interesse comprensibile ma distorcente dell'amministrazione comunale a non veder calare sotto le soglie i propri cittadini, i propri residenti. All'inizio del 2016 si è capito che si era al disastro, sì. E si è costituito un commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale imposta dall'Unione Europea. Questo commissario straordinario è stato nominato nel settembre 2016, a questo è stata affiancata una struttura di supporto di 27 persone, 7 della pubblica amministrazione e 20 esperti esterni. La documentazione sulla struttura di supporto è limitata agli esperti esterni, che fa pensare che gli esperti della pubblica amministrazione siano dedicati soprattutto alla gestione amministrativa del progetto e non al progetto stesso. Ha iniziato
con un buon curriculum. L'ultimo dato è che ho visto due giorni fa, nel 30, ogni 15 giorni è una giornata, o 20 giorni, nel 30 aprile, sono subentrati, cioè sono entrati a far parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, 136 comuni per 2.100.000 abitanti. L'obiettivo è di arrivare entro la fine del entro settembre del 2018, settembre di quest'anno, a completare o quasi il processo. Allora, cioè, non l'ho sottolineato, ma è palese che l'anagrafe nazionale della popolazione residente è il mattoncino, è la pietra d'angolo della costruzione di un sistema informativo sulle famiglie. Se non hai quello, si fa un'operazione, come dire, straordinaria, probabilmente felice, speriamo tutti felice. Ci si domanda come correntemente le amministrazioni pubbliche potranno gestire questo processo, perché si può dare in avanti in appalto molto, ma si deve essere in grado di definire e controllare quello che si dà in appalto, che non si inverta o si inclini questo rapporto, e tranne alcune strutture che hanno le competenze all'interno, in molti casi quindi c'è da dubitare. La retratezza è sia dal punto di vista tecnologico, perché l'obiettivo è ancora molto lontano, tra l'altro un obiettivo che è stato ormai declinato anche in termini di bene pubblico. Il passaggio, qualche minuto per la storia, ma è interessante. A metà degli anni Ottanta ci fu un forte dibattito, quando i microfoni erano sull'uso delle statistiche. L'impulso venne dal governo inglese, dalla Thatcher, con una commissione Rainer, che disse: le statistiche sono per gli affari del governo. E al fondo di government, e Malenconi nel 87, in una relazione fatta a Roma con il regista, disse: no, i dati statistici, e parlava di dati aggregati, sono un bene pubblico, non di per sé, perché posso variare il prezzo al quale li vendo, fissare il prezzo al quale li vendo, posso escludere che è anche destinatario, ma lo sono per una scelta normativa in una società democratica. E questo argomento, attorno all'anno 2000, è stato ripreso. A me è capitato di fare una relazione di questo comitato, in cui proponevo, e di fatto è accettato adesso, che i microdati sono, come a cautela del caso, sono un bene pubblico, in particolare se sono finanziati con risorse pubbliche. C'è un bellissimo studio dell'OECD su questo. L'altro ostacolo qui è lo stato di fatto, molte istituzioni, competenze mal definite, coordinamento carente, l'emergere di una logica proprietaria dei dati, per cui complessivamente, salvo alcune decisioni su cui tornano, dati amministrativi e know-how sono ancora pronti. Da chi imparare? Secondo me la scelta è riferirsi alla regolamento sull'accesso ai dati confidenziali e sulle buone pratiche che ci sono. Allora, ho cercato di sintetizzare qual è la sostanza del regolamento per quanto riguarda l'accesso ai dati. Vale per i dati prodotti dall'Unione Europea e per i dati che gli Stati sono disponibili a conferire, anche se non obbligati, a Eurostat, in prospettiva all'insieme dei dati europei. Ci sono tre tipi di dati: public use file, quelli su cui si è trattenuto per la fonte all'estero, sono dati anonimizzati, ma non totalmente anonimizzati, nella pratica è così, ma la normativa è chiara. Tenuto conto dei mezzi che possono ragionevolmente essere usati da parte terza per identificare l'unità statistica. Quindi, se c'è il maggiore esperto, non dobbiamo fare riferimento allo standard del maggiore esperto di Amazon, ok?
criterio non è questo, è il garage a un membro. Un ricercatore normale non deve essere in grado di identificare questi dati. Allora, la distinzione è tipo di microdati, modalità di accreditamento e modalità di accesso. Tipo di microdati sono i public use file. L'accreditamento è una semplice registrazione, un semplice impegno standard a non violare regole di riservatezza. E i dati poi sono disseminati a chi li vuole a zero costo. Il secondo blocco sono quelli che sono chiamati scientific use file e sono definiti come confidenziali. Per i confidenziali nella normativa ha un significato preciso. Non consentono l'identificazione diretta, ma possono avere, e se sono solo confidenziali hanno, tutte le caratteristiche individuali raccolte e interessanti. Quindi per via indiretta possono essere identificati. Allora, i scientific use file sono confidenziali e inoltre sottoposti a metodi di disclosure, statistica di disclosure avoidance di medio-debole anonimizzazione, per ridurre al rischio appropriato a un livello appropriato il rischio di identificazione. Come avere l'accreditamento? Come per la Danimarca. La research facility, come chiamare, research environment, dice più quello che Cappellari chiamava research environment. Quindi l'istituzione deve avere caratteristiche che consentano l'accreditamento in termini di istituzioni di ricerca, istituzione che ha uno spazio sicuro per l'accesso ai dati controllato, e poi ci deve essere l'impegno, il progetto scientifico e l'impegno dei ricercatori. Se c'è questo, viene trasferito il file all'istituzione, alla research. Chiaro? Il terzo livello è quello che chiama secure use file, sono solo confidenziali, cioè l'unica sottrazione di informazione rispetto al database originario è l'identificazione. Del resto tutte le caratteristiche sono mantenute. Gli accreditamenti dell'istituzione e del ricercatore sono gli stessi, ai quali si aggiunge però l'output checking, cioè il controllo dell'output nei modi in cui ad esempio lo riferiva D'Alessi. A questi dati si può accedere, la normativa dice, a una access facility che sia physical or virtual, quindi o al sito sicuro dell'Eurostat o in una prospettiva che è in corso di implementazione tramite accesso da remoto. Quindi da ciascuno delle research facilities, se ho un progetto che è abilitato a trattamento di secure use file, non ho i dati in casa, ma accedo ai dati centrali. Su questo Eurostat ha puntato a diffondere scientific use file, sta procedendo per l'accesso remoto ai dati perché si è trovata di fronte alle difficoltà segnalate da Cappellari e, per quanto ho capito, ha bisogno di un supporto tecnico forte, ma non vuole definirlo tramite un bando. Quindi vuole che si crei una ERI, European Research Infrastructure Consortium, che come ISS. Esatto, e questa sarà l'associazione degli archivi delle, problema di Brexit. Che è già stata costituita a metà 2017 e quindi è in corso di definizione. Concludo con cosa possiamo imparare. Allora, sulla Scientific Use File, l'Unione Europea ha prodotto 11 Scientific Use File. Questi dati sono a fine 2016, non li ho aggiornati, ma insomma li sono. Ci sono 580 research entities, in larghissima parte delle università già accreditate in Europa, circa 300 progetti di ricerca all'anno, e ha approntato due di questi 11, più un terzo, secure use file, disponibili per ora solo a
a Eurostat, al Secure Site di Eurostat, ma in prospettiva a, con accesso remoto. Esperienze di accesso remoto sono diffuse, oltre a quella ampiamente illustrata da Cappellari in Danimarca, in parte in Francia, Olanda, Regno Unito, Slovenia, Svezia e in parte anche in Germania per l'unità della quale non ricordo il nome, che fa capo, l'unità di ricerca che fa capo al Ministero della Mente. In più c'è un'esperienza tra Danimarca e Francia hanno questa particolarità che consentono l'accesso anche a ricercatori stranieri, come è stato detto, che siano affiliati a un'unità di ricerca che è in Francia o in Danimarca. Ciò non vale per gli altri paesi, però è anche per l'Olanda, per il Unito, per la Svezia. I paesi nordici, i scandinavi, hanno creato da 2 anni un Nordic Microdata Access Network che include Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e 2 non stati, Groenlandia e Islanda. Tutti i ricercatori di questo insieme di paesi accedono su 3 poli di accesso, Statistics Denmark, Statistics Sweden e Statistics Finland, a microdati di tutti gli altri paesi con le regole che ho detto prima. C'è un aspetto ulteriore che è interessante per le pratiche di sicurezza, e ci sono modi diversi, ad esempio abbiamo visto che il modo suggerito da Eurostat e usato dalla Danimarca è di avere l'accreditamento dell'istituzione e l'accreditamento del ricercatore. Okay? In Svezia l'istituzione non ha rilievo, quindi è molto più liberale l'accesso al ricercatore, che può accedere addirittura da casa sua, non da lì. Però la sanzione è diversa. In Svezia un dipendente di Statistics Sweden ha un obbligo di riservatezza, ma per questo fa una sorta di giuramento, e alla violazione del giuramento è associata una sanzione anche penale. Ebbene, qualunque ricercatore singolo in Svezia acceda ai dati, a microdati, deve prendere lo stesso impegno di un ricercatore di Statistics Sweden. Quindi i modi ci sono, ma in Italia noi abbiamo una normativa sul segreto statistico dell'Istat che non ha nessuna previsione di sanzioni. Questo fa parte del... Io insomma, mi devo trattenere, ma adesso non mi scandalizzo più se sento la battuta di un amico che diceva che l'Italia è il paese del diritto ed è rovescio. Quindi siamo già in questo contesto che io sui casi specifici non li ho approfonditi perché l'informazione sulla risposta negativa del garante per la privacy, sulla privacy al censimento Istat di ieri, l'obbligo del controllo randomizzato sulle malattie di 7 giorni alla settimana è di oggi l'informazione che ci ha dato Tito, ma cioè, se io leggo il regolamento sull'accesso ai dati, è quello che vi ho detto prima, dati raccolti per altri scopi legittimi e specifici possono essere usati per scopi di ricerca e statistica, salve le salvaguardie, secondo me siamo al di fuori di questo, siamo al di fuori anche per altre cose. Cioè, bisogna prendere un po' sul vento che il direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero del MEF non possa accedere ai dati dell'Agenzia delle Entrate perché c'è una normativa italiana. È bizzarro. E io non so come possa, ci vorrebbe un sagace giurista, come possa il Dipartimento delle Finanze ricorrere alla Corte Europea contro un regolamento italiano che viola una norma della Corte Europea. Ma questa è la situazione. Quindi se io dovessi suggerire qualcosa, credo che se riusciste a mettere insieme ancora con una fatica enorme
l'insieme delle società scientifiche e la crisi di Stanford, cioè una pressione forte da fare rispetto ai dati. Se no, siamo al paradossale che i dati degli italiani su Facebook non ne rispondono, risiedono in California, no? Però sono dati di cittadini italiani, no? Non mi pare che si stia preoccupando di questo, no? Non vedo, no? E si preoccupa di quel che abbiamo sentito, quindi c'è una montagna da scalare, c'è ancora una montagna da scalare, anche perché, e finisco, sono comprensibilissime le soluzioni trovate, ma le pecette sono drammatiche, cioè c'è una pecetta per l'ufficio parlamentare di bilancio, c'è una pecetta per l'ANCO, e la conseguenza qual è? Che si balcanizza il sistema, cioè in un sistema balcanizzato il tutore della democrazia è trionfale. Scusate la lunghezza.